temporanea preferiti, che è il 2x10 per 80 metri, con 30 secondi di recupero tra le prove e 3 minuti tra le serie. Questo è un allenamento perfetto per recuperare gli allenamenti precedenti, per lavare, se vogliamo dire così, le gambe magari da lavori lattaci o di velocità intensi fatti il giorno prima. È un allenamento ottimo per chi prepara i 200, 400 metri e anche per chi prepara i 100 metri. E questo allenamento ti lo consiglio, te lo posso consigliare anche dopo una seduta di pesi, è assolutamente perfetto, come anche perfetto dopo del traino o per recuperare, appunto, solamente farlo da solo, per recuperare poi un lavoro intenso lattacido fatto il giorno prima. Le intensità da tenere sono dell'80%, gli 80 metri devono essere corsi relativamente facili, 30 secondi di recupero, mi raccomando che siano 30 secondi, magari le prime volte puoi tenere anche 45 secondi di recupero, e in modo tale da cominciare poi a imparare poi a gestire quelle che sono le energie, anche perché con questo allenamento impariamo a gestire le energie, perché dobbiamo fare 20 ripetute, quindi se parti troppo forte le prime, poi è chiaro che alla fine non ci arrivo, ci arrivi veramente male. Quindi gestire le energie, cercare di fare tutti gli 80 metri allo stesso tempo è l'obiettivo che deve avere in questo allenamento. Impariamo anche a correre bene, alla tecnica, più siamo sciolti, meno energie consumiamo, più riusciamo poi a correre meglio e a reggere bene questo allenamento, che è assolutamente divertente. Devi, alla fine devi sentirti bene, devi leggermente sudare e avere quella sensazione di benessere e goderti poi quelle che sono le endorfine. Io ti auguro buon divertimento e io ringrazio tutti per i mi piace, per le mail che mi scrivete, per i commenti, e io spero di darvi qualche consiglio che ti sia utile per migliorarti, per migliorare quelle che siano le tue prestazioni e renderti assolutamente, ed essere assolutamente poi più veloce. Io con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!